Kierkegaard invece deduce che il peccato originale deriva dalla noia, non da una lotta contro l'establishment per l'autonomia del piacere. Per Clancy la perdita del paradiso era una dramma, proprio come l'impossibilità di trovare un buon ristorante a Londra. La droga del desiderio si raffredda sotto la pioggia, i postumi del bacio mi annebbiano la mente. Quando mio padre ha abbandonato la mamma per la sesta volta, ho giurato a me stesso che non sarei mai stato infedele. Il mio cervello non crede che quel bacio sia un tradimento e mi ricorda che non le ho neppure toccato il delta di Venere, cosa che secondo il mio superiore dimostra che sono un cretino. Il mio cervello suggerisce che la cosa più onesta sarebbe parlare con Flus e trascinare e lasciare che se lei decida la gravità della mia azione. Il mio superiore dichiara che se commetto una sciocchezza simile trasloca in un altro cervello. Lei si alza i capelli che sono un disastro, consulta l'orologio. Dentro di me i secondi scorrono lenti, carichi di violenza. Fissiamo un appuntamento al pesce ghiaccio e la accompagno a prendere un taxi. Mi manda un patetico bacio dal finestrino. Rimango lì finché il taxi scompare in lontananza. È mezzanotte e ha smesso di piovere. Un gatto mi guarda dal balcone, ha stretto il passo verso casa.